Barbara Sanseides. Allora, tre donne nella storia, tre donne e il potere. Quanto al coraggio di rompere le regole è una, come dire, è una formula che ci era piaciuta già l'anno scorso, l'abbiamo mantenuta anche quest'anno. Giudicherete voi quanto queste tre donne abbiano rotto le regole e, e in che senso e in che modo. La prima, la protagonista di stasera, è un'imperatrice, Caterina di Russia. Nata nel 1729, siamo quindi nel XVIII secolo, diventa zarina di tutte le Russie nel 1762 a 33 anni. A partire da quel momento governa da sola, con il potere assoluto di fare tutto quello che vuole, governa da sola l'impero russo per 34 anni, fino alla sua morte nel 1796. Questa è davvero l'epoca del potere assoluto. Il potere assoluto vuol dire che Caterina, come dire, dipende solo da lei. Se c'è un uomo nella sua corte che le piace e che vuole incoraggiare, regalargli i milioni e farlo ministro, generale, principe, regalargli palazzi, tenute, oppure farlo imprigionare e uccidere. Nessuno le può dire niente, può fare tutto quello che vuole, può dichiarare guerra, fare la pace, decide lei e basta. Però il Settecento, lo sapete, non è soltanto l'epoca del potere assoluto, della monarchia assoluta, eh, sapete questa formula che abbiamo tutti in mente, la monarchia assoluta, cosa vuol dire assoluto? Vuol dire proprio sciolto da qualunque vincolo, il sovrano è al di sopra della legge, non c'è niente che possa frenarlo se decide di fare qualcosa. Però appunto il Settecento è anche, è anche l'epoca dell'illuminismo. È l'epoca dei filosofi francesi, dei Voltaire, dei Rousseau, che cambiano il modo di guardare alla società, che parlano di eguaglianza, di fraternità, di umanità e così via. E, e Caterina riuscirà nel miracolo di essere, da un lato, la sovrana assoluta di un grande impero mezzo europeo e mezzo asiatico e di farsi adorare dai filosofi parigini. Sarà Voltaire il primo a chiamarla Caterina la Grande. Ecco, Caterina è un personaggio pieno di sorprese e, e la prima di queste sorprese è che Caterina, Ekaterina Aleksievna, zarina di tutte le Russie, non è russa, è tedesca. Lei è nata in Germania, è figlia di un piccolo principe tedesco, Cristiano Augusto di Anhalt Zerbst. Quindi, per carità, è una principessa, ma nella Germania del Settecento di principi ce ne sono a centinaia. La maggior parte di loro regnano su staterelli minuscoli. E il papà di Cristina non è neanche un principe regnante, è un figlio minore, un fratello cadetto. Non ha niente. Per vivere fa il generale nell'esercito del re di Prussia. E nel 1729 il reggimento prussiano del principe di Anhalt Zerbst e di guarnigione a stettino. E sua figlia nasce lì. Quando nasce, ovviamente non si chiama Caterina. È il nome che le daranno i russi. Si chiama Sofia, Sofia Federica Augusta per la famiglia Sofietta, o meglio in tedesco Fichen. Caterina. Quella che sarà un giorno. Caterina. Sofietta, nasce in un alloggio d'affitto dove abita il generale, in questa cittadina sperduta sulle coste del Baltico, Stettino, che allora era tedesca e che oggi è polacca, e pur sempre figlia di un principe, anche se senza un soldo, come di moda in Germania all'epoca, riceve un'educazione francese. Il re di Prussia, Federico II, che era il datore di lavoro del papà di Sofietta. Il re Federico II soleva dire che il tedesco era una lingua adatta solo per parlare ai cani. E di conseguenza l'educazione di Sofia è innanzitutto francese, la governante, il cappellano, il maestro, tutti francesi, più comunque un maestro di tedesco. Da adulta Caterina si ricordava benissimo di questi maestri della sua infanzia. Ricordava con grande piacere la governante francese, Mademoiselle Cardel. Di lei Caterina dirà: sapeva quasi tutto senza aver imparato mai niente, più o meno come la sua allieva. E ricordava invece con terrore il maestro tedesco, Wagner, che le faceva studiare la Bibbia a memoria nella traduzione di Lutero, perché la famiglia, questo notatelo perché ci tornerà utile più avanti. La famiglia è religiosa, è una brava famiglia protestante, tedesca, luterana, il babbo in particolare è profondamente religioso. Quindi Caterina riceve questa educazione da un lato brillante e superficiale con la governante e il maestro di ballo francesi, dall'altro un'educazione religiosa, tedesca, è tutto lì. Da grande, io citerò spesso le parole di Caterina, ho già cominciato a farlo perché abbiamo le sue memorie. Caterina ha scritto un'infinità di cose, come diremo più avanti, e fra l'altro abbiamo le sue memorie, le sue lettere. Abbiamo molte cose dette da lei. E Caterina, da grande, scherzava. Io, certo, non è che abbia avuto una grande educazione. E... Cosa volete farci? Sono stata allevata per sposare qualche piccolo principe del vicinato e mi hanno insegnato quello che era necessario per questo. Io e Mademoiselle Cardel non ci aspettavamo affatto. Tutto questo. E cioè cosa? Cos'è tutto questo? Che a 14 anni il destino di Sofietta cambia perché si interessa di lei niente meno che la zarina Elisabetta, autocrate di tutte le Russie con cui sono anche un po' parenti, sono anche lontani cugini per via di donne, per via di matrimonio. Com'è che una piccola famiglia di principi tedeschi squattrinati e imparentata con gli zar di Russia? Ma il fatto è che questi matrimoni tedeschi, per le famiglie reali europee dell'epoca, erano molto comodi, molto popolari, e in particolare per gli zar di Russia che avevano, voi potete immaginarlo, questo problema di accreditarsi, di accreditare la Russia come una potenza civile europea, pieno titolo. Ecco, le parentele contano. E sposarsi, far sposare il Granduca o la Granduchessa in una famiglia di principotti tedeschi è una cosa comodissima. Sono matrimoni che fanno quarti di nobiltà, perché queste famiglie, anche se sono senza soldi, però hanno una sequela di antenati che arriva alle crociate. E per una famiglia nuova come gli zar di Russia questo conta. Al tempo stesso, questi parenti tedeschi non danno fastidio, non daranno mai nessun fastidio, non contano nulla. E quindi sono comodi questi matrimoni. Il matrimonio di Sofia. Pensato dalla zarina Elisabetta nella prospettiva del, della successione al trono. E su questo mi devo fermare un momento per darvi un'idea del delirio totale che era in quell'epoca la successione al trono di Russia. Alla nascita di Sofia era morto da quattro anni Pietro il Grande, L avete presente. Lo zar Pietro che tra 600 e 700 rivolta la Russia come un calzino, taglia la barba ai russi, li costringe a vestirsi all'occidentale anziché col caffettano, crea una flotta, crea un esercito all'europea, crea una nuova capitale europea, Pietroburgo. Lo zar Pietro è un personaggio grandioso e mostruoso che riesce a fare tutto questo e quando muore lascia però una Russia allo sbando, perché non ha figli maschi che possano succedergli al trono. Anche se dalle sue due mogli lo zar Pietro il Grande ha avuto ben 16 figli tra maschi e femmine, ma i maschi gli sono morti tutti, gli morivano bambini appena nati spesso, tanto che lo zar continuava a ridare lo stesso nome ai figli che gli nascevano dopo che quelli precedenti erano morti. Lo zar Pietro il Grande ha avuto tre figli chiamati Pietro e quattro figli chiamati Paolo, morti tutti. L'unico che è riuscito a diventare adulto e hai vissuto fino a 28 anni è il primogenito, Alessio. Lo zarievice, l'erede al trono, Alessio, che è arrivato a 28 anni e poi a 28 anni si è scoperto che stava congiurando contro il padre. E Pietro il Grande lo ha fatto arrestare e processare e il primogenito Alessio è morto sotto la tortura durante il processo. Quindi morto Pietro, non è chiaro chi dovrà salire sul trono di tutte le Russie. E nei 15 anni dopo la sua morte, che sono quelli dell'infanzia di Sofietta laggiù a Stettino, nei 15 anni dopo la morte di Pietro si succedono sul trono di Russia ben cinque fra zar e zarine fra morti improvvise, omicidi, colpi di Stato. È un'epoca di totale delirio. La descriverà molto bene nell'Ottocento uno dei grandi intellettuali russi dell'Ottocento storico, politico, rivoluzionario si chiamava Alexander Herzen. Herzen, parlando di questo periodo scriverà. Andando a dormire, gli abitanti di Pietroburgo non sapevano mai sotto il governo di chi si sarebbero risvegliati. Un gruppo di oligarchi, di stranieri, di avventurieri, di favoriti, conduceva nottetempo o uno sconosciuto, o un bambino, o una tedesca, lo elevavano al trono, lo adoravano. E distribuivano in suo nome colpi di frusta a coloro che vi trovavano da ridire, l'ultimo colpo di Stato è quello che porta sul trono Elisabetta, una delle figlie superstiti di Pietro il Grande. E Elisabetta, Elisabetta, è diversa dagli altri, Elisabetta dura, durerà vent'anni. Elisabetta è una sovrana assoluta, spietata, capricciosa, crudele, ma molto intelligente. Molto capace per riuscire a restare su quel trono per vent'anni, capite, per una donna. Ce ne voleva. Elisabetta non è sposata, non ha figli e deve pensare alla propria successione. Arriveremo a Sofia, eh? Ma per... E vi ho risparmiato già molti matrimoni e molti passaggi. Bisogna pensare alla successione. Elisabetta decide di adottare un nipote. Un nipote, è, tramite la sorella che si era sposata in Germania. Appunto, questo nipote che la Sarina Elisabetta decide di adottare, fra l'altro è un cugino di Sofia, eh, sono tutti imparentati fra loro. Elisabetta lo adotta, d'ora in poi questo ragazzino si chiamerà il Granduca Pietro, il futuro zar Pietro III, ma in realtà è anche lui un tedesco, è un principe tedesco, Karl Ulrich di Holstein-Gottorp. E una volta adottato questo ragazzino... È informato il mondo che lui sarà il futuro zar di Russia, la zarina Elisabetta deve anche trovargli una moglie. Ed è qui che entra in scena Caterina. Voi capite, la scelta delle moglie, della moglie è politica. Chiunque sia scelto vorrà dire collegamenti con qualche altro governo con qualche altra dinastia europea e, e Elisabetta decide che in quel momento le interessa essere buona amica con Federico il Grande re di Prussia e Federico il Grande le dice appunto le consiglia le consiglia di sposare una qualche principessina tedesca e lui ne ha diverse a disposizione gliene propone un ventaglio una di queste è Sofietta figlia di un suo generale come sappiamo Elisabetta Diceva bene, proviamola. Fra i mille dettagli che vi ho risparmiato c'è cioè che Elisabetta da giovane era stata anche fidanzata con il fratello della mamma di Sofia. Poi lui era morto, ma la sarina Elisabetta aveva conservato un buon ricordo. Insomma, alla fine diceva bene: eh, facciamo venire questa ragazzina. Sofia aveva già incontrato suo cugino, Karl Ulrich. Per la prima volta, quando lei aveva dieci anni, lui 11, nel 1739. Sappiamo dalle memorie di Caterina, Sofia, che lo aveva trovato insopportabile. Era un ragazzino maleducato, che non voleva obbedire a nessuno. Che, se non stavano attenti, si ubriacava a tavola. E aveva un'unica passione: giocare ai soldati. I suoi domestici li faceva vestire da soldati, li faceva marciare col moschetto in spalla li nominava generali, poi li degradava e non si occupava di nient'altro. Era un ragazzino anche un po' disturbato probabilmente e noi sappiamo che anche la zarina Elisabetta era molto delusa di questo nipote che si era scelto come erede. E lo sappiamo perché dopo la morte di Elisabetta... Caterina troverà fra le sue carte dei biglietti di suo pugno, di pugno di Elisabetta, in cui parla del mio maledetto nipote oppure in cui dichiara mio nipote è un imbecille che va dal diavolo. Però l'ha proclamato erede al trono di Russia e non ha il coraggio di tornare indietro. E dunque a casa anhalt zerbst arriva un inviato della corte di Pietroburgo invitando Caterina e sua madre a andare a trovare la zarina. La mamma di Sofì, che tutti descrivono, tutti gli storici che se ne sono occupati, descrivono come una rivista tremenda che di colpo intravede questa possibilità grandiosa mia figlia sul trono di Russia. La mamma di Sofì è entusiasta. Il padre meno. Perché lo abbiamo detto, è molto religioso, è un buon luterano tedesco e sa benissimo che se sua figlia dovesse sposare lo zar di Russia dovrà convertirsi alla religione ortodossa. È una regola, non c'è il minimo dubbio. E il papà di Sofia ci sta male questa cosa, cerca di ostacolare il progetto, poi vede che non c'è niente da fare. Ma quando Caterina parte, il papà, che non la rivedrà mai più... Le dice ancora una cosa, una sola, non mollare sulla religione. Tieni duro sulla religione. E partono: Caterina, Sofia, scusate, la mamma, tre carrozze, una dozzina di domestici. E c'è la leggenda di questo viaggio faticosissimo nel cuore dell'inverno, verso questo paese incredibilmente lontano. Un mese e mezzo di viaggio. Diluvia tutto il giorno, poi a un certo punto comincia a nevicare, quando è tutto sepolto di neve lasciano le carrozze e continuano in slitta. Viaggiano in incognito, anche se tutti bene o male sanno chi sono, però ufficialmente non è detto perché la zarina Elisabetta non vuole che si sappia che c'è questo progetto, mica è ancora deciso, quindi si vedrà. Quindi viaggiano in incognito, dormono nelle stazioni di posta, in mezzo alle galline, ai maiali, alla famiglia del maestro di posta, viaggiano tutto il giorno sotto la pioggia, nel gelo, tutte imbaccucate. E poi arrivano a Pietroburgo, dopo un mese e mezzo, e a Pietroburgo trovano palazzi da fiaba, illuminati a giorno, una folla di cortigiani in abiti dorati e, e a Caterina sembra di essere arrivata in paradiso. Che cos'è questa corte di Pietroburgo, questa corte russa, in cui Caterina entra in questo momento e che non lascerà mai più? In apparenza è la corte più splendida d'Europa più splendida e più spendacciona d'Europa. Caterina si è portata dietro tre o quattro vestiti, tutti quelli che ha. Lì si accorgerà che si cambia d'abito tre volte al giorno e ogni volta un abito nuovo. In un incendio di un palazzo la zarina Elisabetta ha perso 4.000 vestiti. E la corte è continuamente impegnata in spettacoli, in balli, in feste di ogni genere, a volte anche sbalorditivi, a volte anche di un gusto discutibile. La zarina Elisabetta, per esempio, ogni anno dà un grande ballo a cui partecipano tutti i cortigiani e in cui obbliga gli uomini a partecipare vestiti da donna e le donne vestite da uomo. Ma come stravaganza è ancora poco, perché sotto la zarina precedente, la zarina Anna, Succedevano ben altre cose. La zarina Anna una volta aveva inscenato un matrimonio fra due dei suoi cortigiani, due uomini, li aveva fatti sposare travestiti da uccelli. Un'altra volta aveva costretto un principe a sposare una serva, li aveva costretti davvero a sposarsi, e li aveva fatti arrivare al matrimonio a cavallo di un elefante. E per la prima notte di nozze aveva fatto costruire un palazzo di ghiaccio. Questo Anna in confronto, a Elisabetta, appunto, aveva ridotto tutto sommato la vita della corte a qualcosa di più regolare. Però capite che mondo. Quello è il mondo dei monarchi assoluti. E il mondo, è quello che succede quando nelle mani di una sola persona si concentrano un potere e una ricchezza spropositati. Una ricchezza di cui non sai cosa fare alla fine. Beh, del resto, oggi i miliardari viaggiano nello spazio e noi non ci stupiamo che impieghino i loro soldi in quel modo. Ma questa corte di Russia, però, come dire, non è soltanto splendore e bizzarria, c'è anche il rovescio della medaglia. La corte spesso vive in palazzi provvisori, costruiti di legno, che trasudano umidità e dove piove dentro. Per arrivare agli appartamenti, bisogna fare chilometri di gallerie gelide. Si dorme in stanze piene di spifferi. Nonostante l'enorme ricchezza ci sono pochissimi mobili. Tanto che ogni volta che la corte si sposta da Pietroburgo a Mosca o anche solo dal Palazzo d'Inverno al Palazzo d'Estate, si portano dietro tutti i mobili, i letti, i tavoli, le specchiere. La roba si rompe durante il viaggio, tocca usarla lo stesso. Non c'è nessuna privacy, questi palazzi non hanno corridoi, una stanza dopo l'altra, tutte collegate fra loro. Una volta Caterina, lo racconta sempre lei, eh, sono tutte cose... Una volta Caterina in uno di questi palazzi dorme in una stanza e nella stanza accanto dormono 17 damigelle. E per uscire dalla loro stanza le 17 damigelle devono passare davanti al letto di Caterina. E proprio per questo gli appartamenti che sono immensi e quindi gelidi... Sono pieni di paraventi per cercare di crearsi la privacy quando ti serve e non sai mai chi ci può essere nascosto dietro ai paraventi, naturalmente. Caterina si trova a 14 anni in questo mondo e, e le presentano il suo promesso sposo che ha già incontrato pochi anni prima. Non le aveva fatto una buona impressione la prima volta e non gliela fa neanche adesso. Caterina, nelle sue memorie, dice: Lui ha 15 anni ormai. Lei dice, era un bambino. E di questo bambino nota alcune cose che la sconcertano un po'. Per esempio, che lui che è tedesco intende continuare a essere tedesco. Dice, cioè, dei russi non gli importa niente. Non cerca di comportarsi come un russo. Continua a sentirsi tedesco. E gliela conta. Parla molto questo ragazzino. Parla molto a sproposito. Parla un po' di tutto. Caterina, Caterina dirà... Io stavo zitta e lo ascoltavo. Il ragazzino va a donne, a delle innamorate, a delle amanti e le racconta, racconta a Caterina, si chiama ancora Sofia ma presto diventerà Caterina, glielo racconta, le racconta dei suoi amori. Caterina dice non gli importava niente di me. Quanto a me, anche lui mi era abbastanza indifferente, ma la corona di Russia no. Caterina decide di avere successo a tutti i costi e per avere successo capisce che la chiave è fare tutto il contrario di quello che fa lui, far dimenticare che lei è tedesca, farsi russa, studia il russo con grandissimo impegno, fa in modo che si sappia che si alza di notte per ripassare. E quando a un bel momento si prende una polmonite, in giro si sparge subito la voce che è... Poverina si è ammalata perché si alzava di notte al freddo per studiare il russo. La polmonite, capite, all'epoca è pericolosissima. Sofia è in punto di morte. La diplomazia internazionale sta a vedere. Se muore ce ne vorrà un'altra al suo posto. Il re di Prussia fa sapere alla zarina Elisabetta che non c'è nessun problema. Lui ne ha delle altre di principessine. Sono delle pedine. Quando sembra veramente che stia per morire, la madre le chiede se vuole un pastore luterano immediatamente si sparge la voce che Sofia con un filo di voce ha detto no, non voglio il pastore luterano, voglio un pope russo, quello che mi sta insegnando la vera fede. Caterina, onestissima, nelle sue memorie dice, a me questa storia me l'hanno raccontata, io non me la ricordo mica. Però, vabbè, ero malata, deliravo. Dice anche che comunque nella malattia spesso era sveglia, a letto, e però teneva gli occhi chiusi, faceva finta di dormire. Dice, ho imparato molte cose sentendo i discorsi delle dame di corte che mi vegliavano. Anche qui, appunto, stava zitta e ascoltava. E la zarina Elisabetta è, come dire, incantata di questa meravigliosa nuora, non nuora, insomma, ecco, futura moglie di suo nipote, eh, che è così, così contenta di diventare russa e di farsi ortodossa. E perciò il matrimonio è deciso, Sofia si converte, cambia nome diventa Ekaterina Alexievna e a 16 anni si sposa. Questo cambio di religione, con buona pace del papà e delle sue raccomandazioni, anche se le è costato qualcosa, Caterina non l'ha mai detto. Caterina è un filosofo del Settecento, a suo modo, di quell'epoca in cui magari in Dio le persone colte ci credono, ma non riescono a credere alle chiese, ai loro riti, alle differenze. Tant'è vero che Caterina, molti anni dopo, farà sposare suo figlio Paolo, avete già indovinato, con una principessina tedesca, e la farà venire e dirà così ai suoi ministri: Non appena l'avremo con noi, procederemo alla conversione. Beh, ci vorranno almeno 15 giorni. Per fare presto, abbiamo mandato uno a insegnarle l'alfabeto e il credo in russo. La convinzione verrà dopo. E così evidentemente era stato anche per lei, non le era pesato poi tanto. Adesso Caterina è la moglie dell'erede al trono, del Granduca Pietro. E tuttavia la vita da sposati alla corte di Elisabetta è terribile. Caterina e Pietro dipendono totalmente dalla zarina, non hanno un soldo se non quello che gli dà l'imperatrice. Non possono neanche uscire dal palazzo senza chiedere il permesso. E la zarina li fa spiare, viene a sapere tutto quello che fanno, tutto quello che dicono. E intanto Elisabetta invecchia, beve, diventa gelosa, sospettosa, fa delle scenate. Ogni volta che Caterina si affeziona a una damigella o a un domestico, la zarina li licenzia. Arriva la notizia che il papà di Caterina è morto. Caterina lo piange, si mette in lutto. Dopo otto giorni... La zarina le ordina di smettere il lutto. Vostro padre non era mica un re per piangerlo per più di una settimana, perché l'etichetta di corte ovviamente prevede minuziosamente. Quando muore lo zar, tre mesi di lutto. Se muore il re di Fra, ecco. Il principe di Anhalt Zerbst non era nessuno. E anche suo marito, il granduca, crescendo non migliora. A tavola ha l'abitudine sempre di ubriacarsi e quando è ubriaco versa il bicchiere di vino in testa ai domestici. E continua a far marciare i suoi cortigiani col moschetto in spalla. Ormai va per i vent'anni, eh? Ma fa marciare i cortigiani travestiti da soldati. Si interessa solo di uniformi, di parate, di disciplina, di soldatini, gioca coi soldatini. Per carità, lo faccio anch'io ogni tanto. Però, però il Granduca, tutti i giorni, fa mette in scena il cambio della guardia dei suoi soldatini e lui assiste in alta uniforme. Quando non si occupa di questo addestra cani, addestra in casa una muta di cani, Caterina dirà l'odore era terribile, addestra in casa una muta di cani e li punisce quando non è contento di loro e Caterina dalla sua stanza sente i cani che urlano mentre il marito li bastona. E quando proprio non sa cos'altro fare suona il violino pur non sapendolo suonare. Una volta Caterina lo sorprende che ha catturato un topo, capite questi palazzi pieni d'oro e pieni di topi, ha catturato un topo che gli ha rosicchiato dei soldatini di legno e lo ha processato il Granduca, ha processato il topo, lo ha condannato a morte e lo impicca personalmente nella sua stanza. C'è qualcosa che è ancora peggiore per quanto riguarda come dire, la popolarità del Granduca fra i suoi futuri sudditi si circonda di ufficiali tedeschi e di soldati tedeschi, li fa venire dal suo ducato di Holstein e con lo, sta con loro, veste la divisa del Holstein e parla tutto il tempo con loro in tedesco. E finalmente, come se non bastasse, ha delle amanti e quando è ubriaco di notte va a svegliare Caterina e le racconta le sue imprese. E con questo marito, Caterina non ha praticamente rapporti intimi. Dopo nove mesi non è ancora incinta. Capite, è un problema politico. Il matrimonio serve a questo, esclusivamente a questo. Il granduca, futuro zar, deve avere degli eredi il prima possibile e il più possibile. Il fatto che dopo nove mesi... La granduchessa non si ancora incinta, è un problema politico. Gli ambasciatori stranieri a Pietroburgo cominciano a spettegolare. La zarina Elisabetta si allarma. Ha fretta Elisabetta di veder nascere un altro erede. Perciò un bel giorno il primo ministro, il cancelliere Bestuzhev, si presenta da Caterina e le spiega che deve imparare, cito, a prestarsi più docilmente ai gusti di suo marito, a dimostrarsi compiacente, gradevole, amorosa, ardente se occorre, a impiegare insomma tutti i mezzi in suo potere per ottenere la tenerezza di suo marito e assolvere il suo compito. È impressionante anche la brutalità dell'epoca e di quel mondo. Caterina nelle sue memorie dice ma a me per me era lui che non voleva, testualmente. Se il Granduca avesse voluto essere amato, la cosa per me non era difficile. Ero naturalmente incline e abituata ad assolvere i miei doveri. È una confessione esplicita di qualcosa che più tardi tutti nel mondo sapranno e che raccontiamo anche noi. A Caterina gli uomini piacciono moltissimo, il sesso le piace moltissimo, le piacerà per tutta la vita ero naturalmente incline ma avrei avuto bisogno di un marito che fosse una persona normale peraltro come dire nel nostro mestiere dobbiamo sempre stare attenti a non vedere le cose da un solo punto di vista noi abbiamo anche qualche informazione sul punto di vista del granduca noi abbiamo anche una lettera del granduca che la racconta un po' diversamente è una lettera è un biglietto del granduca a sua moglie Caterina madame vi prego di non incomodarvi questa notte a dormire con me, poiché non è più il tempo di ingannarmi. Il letto è troppo stretto. Vostro sfortunatissimo marito che voi non degnate mai di questo nome, Peter. Insomma, secondo Caterina è colpa sua. Secondo lui è Caterina, che non ne vuol sapere di essere sua moglie. Nella corrispondenza diplomatica dell'epoca si parla apertamente di un difettuccio fisico del granduca, che gli impedisce di avere rapporti soddisfacenti e di avere figli, benché le donne gli piacciono moltissimo. Capite di cosa si occupavano gli ambasciatori alle corti degli imperatori e dei re sotto le monarchie assolute. E finalmente la zarina Elisabetta fa capire a Caterina che, è ora di finirla, che l'importante è avere un figlio. Non importa con chi lo fa, è il sottinteso. E Caterina sosterrà poi sempre che il suo primo amante, il principe Saltikov, è un amante che si è presa perché è stata costretta. E Caterina, negli anni in cui appunto il suo amante, il principe Saltikov, rimane incinta e abortisce. Poi rimane di nuovo incinta e perde il bambino la seconda volta. E finalmente nel 1754 dopo nove anni di matrimonio partorisce un bambino che sopravvive, che sarà lo zar Paolo. Oggi molti danno per scontato, anche se sicuri non possiamo essere, ma molti danno per scontato che lo zar Paolo sia in realtà figlio del principe Saltikov, il primo amante di Caterina. Fatto il figlio la situazione si distende, non c'è più bisogno di nascondersi, a partire da questo momento il Granduca e la Granduchessa hanno pubblicamente altri amanti e spesso anche insieme, cioè voglio dire vanno a cena in quattro, lui con la sua amante e lei col suo. Poi quando Caterina rimane un'altra volta incinta e partorisce stavolta una bambina, suo marito fa la scena di quello che cade dalle nuvole. Io non so se c'entro qualcosa, Dio sa dove li prende. Per capire questa situazione bisogna aggiungere un dettaglio che non è da poco questi figli Caterina non li vede mai, non ha nessun rapporto con loro. Appena nati la zarina Elisabetta se li prende e li alleva lei. Senza mai farglieli neanche vedere. Beh, insomma, capite, non l'ho ancora neanche portata sul trono e ce n'è già abbastanza eh, per riempire una vita da romanzo. Ma portiamola sul trono. Finalmente il 5 gennaio 1762 Elisabetta muore e il Granduca diventa Zar Pietro III. E immediatamente si capisce che è estremamente impopolare. Scandalizza i cortigiani, i generali, i ministri, non tanto per le sue follie, perché c'erano abituati a queste cose, ma per questo suo voler essere tedesco a tutti i costi. Anzi, c'è di peggio, questo suo voler essere tedesco e questa sua passione militare per i soldati, per le divise, per i regolamenti fanno sì che il nuovo zar si è creato un idolo che è per l'appunto Federico il Grande re di Prussia. Lo adora, si veste come lui, cerca di assomigliargli. E anche una volta diventato zar, la prima cosa che fa è ordinare che l'esercito russo deve cambiare divise. E vestire divise uguali a quelle prussiane. C'è solo un piccolo problema: che in quel momento la Russia è in guerra contro la Prussia. Siamo verso la fine della guerra dei sette anni e dopo sei anni di guerra, Federico il Grande è alla fine. Un generale russo è addirittura già entrato a Berlino. Federico il Grande è alla disperazione: contro di lui ha la Russia, l'Austria, la Francia. E nell'istante in cui lo zar Pietro sale al trono con gli eserciti russi già in Prussia, lo zar fa immediatamente la pace con Federico, tradisce i suoi alleati, fa la pace con il re di Prussia, non solo, immediatamente gli fa sapere che lui è disposto a ricominciare la guerra stando dalla sua parte, che l'esercito russo combatterà al fianco di quello prussiano e che lui, lo zar, sarebbe felice di poter comandare agli ordini del re di Prussia. Oltre a questo, appena il nuovo zar è salito al trono, ci sono dei sintomi che abbia voglia di liquidare Caterina per poter sposare la sua amante. Ci sono delle scenate in pubblico in cui lo zar chiama la zarina in pubblico stupida e quando è ubriaco parla e straparla di farla arrestare. Caterina, capite, in questi mesi sta giocando un gioco difficilissimo, è veramente sul filo del rasoio. Continua a fare quello che si è prefissa, far finta di niente e garantirsi di piacere al popolo. L'occasione sono proprio i funerali della zarina Elisabetta. Eh, L'ambasciatore francese scrive, in questa loro religione i russi hanno dei rituali complicatissimi per i funerali, eh, dei rituali pieni di superstizione eh, e lo zar... Se ne infischia, parla ad alta voce durante i rituali, va avanti e indietro, tutti lo vedono. E invece la zarina Caterina, scrive l'ambasciatore francese, è perfetta. Segue tutti questi rituali dei quali ella sicuramente ride, anche l'ambasciatore è un uomo del suo tempo, non riesce a pensare che una persona intelligente ci creda a queste cose dei quali ella sicuramente ride, ma il clero e il popolo la credono molto commossa e gliene sono grati. Capite, qui non è il coraggio di rompere le regole, è il coraggio di osservare le regole. Quando tutti nel tuo ambiente ridono delle regole che sono fatte per il popolo, sono fatti per gli ignoranti, a questo punto Caterina, sul filo del rasoio, comincia a chiedersi se non sia il caso di togliere di mezzo suo marito e verifica che sono in molti che pensano la stessa cosa. Fra i ministri, fra i generali, molti pensano che lo zar è pazzo e comunque che per la Russia è una sciagura e molti cominciano a essere in contatto fra loro a dirsi che bisognerà fare qualcosa. Non c'è un piano preciso. Si improvviserà ma intanto si fa una cosa fondamentale, una cosa hanno tutti chiaro, se si deve fare un colpo di Stato bisogna avere dalla nostra parte i reggimenti della Guardia, perché i reggimenti della Guardia sono l'unica forza armata presente nella capitale e chi li ha dalla sua parte può fare tutto quello che vuole. Perciò a nome di Caterina si cominciano a distribuire sotto banco regali ai soldati dei reggimenti della Guardia, questo lo manda la zarina. Dura sei mesi il regno di Pietro III. Nel luglio del 1762 Pietro se ne va in vacanza in campagna portandosi dietro i suoi cortigiani tedeschi e i suoi parenti tedeschi e Caterina rimane a Pietroburgo. All'alba del 9 luglio Caterina viene svegliata da un ufficiale della guardia, Alexei Arlov, fratello di Grigori Arlov che è il suo amante in carica. Viene svegliata con la notizia che è stato arrestato uno dei loro, un ufficiale che era al corrente della congiura. È stato arrestato, nessuno sa perché, però, però c'è il rischio che salti fuori tutto. Capite cosa vuol dire in quel momento dover decidere? E Caterina decide, va bene, a questo punto andiamo avanti. Circondata dagli ufficiali, si presenta alla caserma del reggimento Ismailovsky della Guardia, fanno uscire i soldati dalla caserma. E gli ordinano di gridare, viva la Zarina! e i soldati gridano, e arriva un Pope e li benedice tutti. E i soldati giurano fedeltà alla Zarina, Yakaterina Alexievna. E poi si va dagli altri reggimenti della Guardia e gli altri esitano un po', però insomma il passo difficile è il primo passo. Anche gli altri reggimenti cadono in ginocchio e gridano, viva la Zarina! E a quel punto si va alla cattedrale di Pietroburgo, la cattedrale di Nostra Signora di Casagna dove arrivano la burocrazia e il clero e il senato e il santo sinodo a prestare giuramento alla zarina. Fino a quel momento non si è versata una goccia di sangue e i diplomatici stranieri non sanno se essere stupefatti o ammirati. Uno di loro, un italiano, un principe Caracciolo, commenterà, il trono di Russia non è ereditario e non è neanche elettivo è occupativo, chi se lo prende è suo. Lo zar Pietro in campagna viene a sapere di essere stato deposto, scrive a Caterina dicendo va bene, guarda sono disposto a dividere il potere con te, non lo stanno neanche a sentire, viene costretto a abdicare, viene imprigionato in una casa di campagna, dieci giorni dopo è morto. Come sia morto esattamente noi non lo sappiamo, qualche indizio c'è. Molto tempo dopo, subito dopo la morte di Caterina, suo figlio Paolo farà sequestrare tutte le carte della madre. E fra le carte di Caterina si trova una lettera di Alexei Arloff, il quale le annuncia che lo zar è morto. E glielo annuncia in un tono da sbruffone, come a far capire che è lui che l'ha fatto fuori. E la scrittura è da ubriaco. E, salvo che oggi gli studiosi non sono così sicuri che sia autentica questa lettera. Quindi. Non sappiamo e non sapremo mai probabilmente se lo zar è stato ucciso per ordine di Caterina o col consenso tacito di Caterina, però lo zar Pietro III è morto e sul trono di Russia per 34 anni regnerà Caterina. E questo suo regno in che misura giustifica l'appellativo di Caterina la Grande? Non abbiate paura, l'ho fatta tanto lungo con i primi anni, non non la faremo altrettanto lunga con i 34 anni del regno, ma riassumeremo gli aspetti più significativi di questo lungo regno. La prima cosa da sottolineare è che Caterina era sincera quando aveva deciso di farsi russa. Diventa russa fino al midollo, imbevuta dell'idea della grandezza russa, del futuro dell'impero che le è affidato, del destino della razza slava. Sogna l'espansione della Russia. Verso l'Europa, verso il Mediterraneo, sogna di distruggere l'impero ottomano e di riprendersi Costantinopoli e di ridare vita all'impero bizantino. Fa coniare medaglie in cui si vedono lei a Costantinopoli, con la croce che brilla in cielo e un minareto che crolla in mare. Un sintomo interessantissimo di questo suo programma politico sono i nomi che fa dare ai suoi nipoti, i figli di suo figlio Paolo. Ovviamente, come ai tempi di Elisabetta, è la nonna che decide tutto. E Caterina decide che i figli di suo figlio Paolo avranno due nomi che finora non si usavano nella famiglia imperiale russa, ma li introduce lei. Il primo si chiamerà Alessandro, come Alessandro Magno, che condusse i greci alla conquista dell'Oriente. E il secondo si chiamerà Costantino, come il grande imperatore che ha spinto a Oriente l'impero romano e cristiano e che ha fondato Costantinopoli. Tutto un programma. Poi, ecco, quando si analizza il regno di Caterina bisogna fare due conti separati, i progetti e quello che riesce a realizzare davvero. Non va a Costantinopoli. Però combatte due guerre contro i turchi, espande l'impero russo verso il Caucaso, conquista la Crimea, inaugura quella politica di presenza russa nel Mar Nero, con una flotta, nei Balcani che non è mai più stata abbandonata, che è ancora un fattore della geopolitica di oggi e che nessuno aveva mai immaginato prima di lei. E poi espande l'impero anche verso l'Europa, senza scrupoli. Gli ultimi decenni del Settecento sono l'epoca in cui viene distrutto l'antico regno di Polonia. Avete presente le spartizioni della Polonia, con la Russia, l'Austria, la Prussia, che se ne mangiano ogni volta un pezzo finché non rimane più niente. E la Russia di Caterina fa il boccone più grosso con Varsavia. E di nuovo l'impero russo è arrivato ai confini della Germania, si è spinto a occidente di migliaia di chilometri. E questo, però, anche questo lascia anche un'eredità avvelenata quel rancore e timore dei polacchi verso la Russia, che non sono mai più scomparsi fino ad oggi, nascono con le spartizioni di Caterina. E Caterina fa tutte queste cose usando spregiudicatamente come ministri, come generali. Gli uomini di cui via via si innamora. Ve l'ho detto, Caterina amava enormemente il sesso, aveva bisogno di avere un uomo accanto a sé, ed è una cosa, non è un pettegolezzo come potrebbe sembrare, perché sono fatti assolutamente accertati. A Palazzo Imperiale, accanto all'appartamento della Zarina, c'è un altro appartamento occupato dal favorito in carica. È ufficiale. Poi ogni tanto Caterina se ne stanca e lo sostituisce con un altro. Gli storici possono fare il conto. Eh, sono stati contati due amanti ufficiali prima della salita al trono e dieci dopo. Conosciamo le date ufficiali, il periodo di ciascuno, li cambia spesso: si stufa, qualche volta si accorge di aver scelto uno che la annoia, che è veramente troppo stupido, benché bellissimo. Altre volte, altre volte si stanca anche di uomini a cui continua a voler bene. Li sceglie sempre più giovani man mano che invecchia. Ne ha uno in carica anche quando muore, ha eh, quasi 70 anni. E, e ha questa caratteristica che rimane comunque affezionata. Beh, uno che amava forse più di tutti, Lanskoy, un giovane che si era scelta con l'idea proprio di educarlo e allevarlo lei e, e che le muore a un certo punto di malattia. Caterina starà malissimo molto a lungo ma anche di quelli che, come dire, manda via sostituendoli, anche allora rimane affezionata. Li copre di regali e quando parlo di regali bisogna capire cosa vuol dire sotto l'autocrazia russa. Grigori Arlof, il suo secondo amante, che rimane in carica dieci anni, un figlio di contadini che lei ha fatto principe, quando, quando lo licenzia gli regala diecimila contadini c'è la servitù della gleba, capite? E quando molti anni dopo Grigori Arloff morirà, lei sarà sconvolta, benché dopo ne abbia avuti tanti altri, sarà sconvolta, si mette a letto con la febbre. Il più importante di tutti questi uomini, quello che l'ha anche servita meglio, che è stato uno dei suoi grandi generali, è Grigori Patiomkin, a cui Caterina scrive dei biglietti in cui lo chiama cagnolino mio, benché sia un uomo grande, grosso, cieco da un occhio. Violento, ma intelligentissimo. Caterina lo ha conosciuto quando lei aveva 45 anni. È stato l'amante in carica per qualche anno. Poi di lui si è stancata da questo punto di vista, ma ha continuato a promuoverlo. Lo ha fatto principe, feldmaresciallo, primo ministro, comandante dell'esercito nella guerra contro i turchi. Il principe Patiomkin è quello che conquista la Crimea e il protagonista, lo sapete, della leggenda dei villaggi di Patiomkin, la sapete la storia, che dopo la conquista della Crimea e dopo che lui è governatore della Crimea, e beh, Caterina va a visitare la Crimea. E la leggenda è che il principe Patiomkin fa costruire, lungo la strada che farà la zarina, fa costruire dei finti villaggi perfetti, nuovissimi, pulitissimi. Per dare l'impressione della prosperità della Crimea. Ecco, i villaggi di Patiomkin sono leggendari nella politica russa e non solo. Oh, e naturalmente prenderà nome da lui la corazzata Patiomkin, quella poi del film di Eisenstein. Ecco, questi sono gli uomini che Caterina ha accanto a sé, che si sceglie, che poi lascia e promuove e usa per gestire la sua politica. Negli ultimi anni della sua vita in Europa si spettegola anche molto su queste cose. Nasce una specie di leggenda nera sulle orge della zarina. Ma in realtà questa leggenda nera, che poi è in gran parte esagerata, perché appunto lei in realtà rimane fedelissima a questi uomini anche quando li cambia. Più forte della leggenda nera è la leggenda dell'imperatrice filosofa dell'imperatrice adorata appunto dagli intellettuali che danno il tono alla vita dell'epoca. L'epoca è quella, è l'epoca dei filosofi francesi. Caterina la respira come tutti gli altri. Quando era appena sposata, l'ambasciatore svedese a Pietroburgo, di cui alcuni pettegoli dicevano che è stato anche lui un suo amante, ma questo non è dimostrato, le aveva fatto un complimento dicendole che per essere così giovane aveva veramente uno spirito filosofico. E Caterina gli aveva scritto, indirizzandogli una, uno scritto, appunto, in cui lei aveva descritto se stessa e l'aveva intitolato Portrait du philosophe de 15 ans", Ritratto del filosofo di 15 anni. Caterina è imbevuta di questa cultura, magari superficiale, eh, però grandiosa. Legge di tutto, Caterina è una che ha letto tutta l'enciclopedia, volume dopo volume. Ha letto i dizionari dal primo all'ultimo volume, legge Montesquieu, Voltaire. E scrive. Scrive come una pazza per tutta la vita. Caterina scrive di tutto: commedie, poesie, articoli di giornale, libri di storia, romanzi, opere buffe, scritti pedagogici, le sue memorie e una corrispondenza enorme con i filosofi alla moda. Personaggio così sul trono è fatto apposta per sbalordire il mondo di quell'epoca. È una sovrana, appunto, colta, spiritosa, divertente, che chiacchiera, che fa battute, che scrive, dirà un osservatore straniero, il conte di San Priest. Non eravamo ancora abituati a incontrare da parte dei principi quella verve di dialogo, quella capacità di essere spiritosi, di improvvisare, di far battute Dice San Priesto, c'era Federico il Grande che aveva cominciato in quella linea. Ma fino ad allora i re si erano limitati a parlare per monosillabi, a degli interlocutori inchinati nella rispettosa attesa di una parola. Caterina, come Federico, è la protagonista di una nuova immagine: il sovrano colto, intellettuale, spiritoso che chiama Voltaire il mio maestro che copre Diderot di regali. Quando viene a sapere che Diderot a Parigi è in difficoltà economiche, la zarina gli compra la sua biblioteca e gliela lascia a Parigi nominandolo bibliotecario di corte e pagandogli lo stipendio di bibliotecario di corte. Poi il secondo anno la burocrazia russa non paga a Diderot lo stipendio. Quando Caterina viene a saperlo, gli fa pagare 50 anni di stipendio anticipati. E poi non basta, lo fa venire a Pietroburgo, lo vuole lì Diderot perché deve fare le riforme. E queste riforme non si faranno mai, ma intanto fa venire Diderot per lavorare alle riforme. Ovviamente Diderot è incantato. Caterina è la luce del nostro secolo. Quando muore Voltaire, Caterina compra la sua biblioteca e la fa venire. È ancora oggi a Pietroburgo la biblioteca di Voltaire, con tutte le annotazioni. Caterina dice tutte le cose che deve dire per incantare i filosofi. Caterina dice e scrive che lei è una povera ignorante, però alcune cose le sa. Sa che tutti gli uomini sono fratelli, che la tolleranza è la prima delle virtù, che gli uomini devono essere ragionevoli e possono essere felici. Dichiara che lei ama la filosofia, che lei è un'amica dell'umanità. Arriva a dire: Io per me sono repubblicana. Lo so che questo sembra in contraddizione con il mio potere illimitato, ma nessuno può dire che io ne abbia abusato. Caterina è una che dice: il sovrano è sempre colpevole se i suoi sudditi sono scontenti di lui. I filosofi in coro le ripetono: ah, l'imperatrice filosofa. Naturalmente è una politica anche consapevole, in parte spontanea, lei è così, ma in parte è anche consapevole. La sua corrispondenza con Voltaire. Non è mica privata, è pubblica. Escono sui giornali le lettere, tutti ne parlano. Caterina dirà: Voltaire mi ha messo alla moda. Caterina paga giornalisti, fa in modo che i giornali europei pubblichino gli articoli che vuole lei. E poi, e poi, compra quadri in Italia, fa venire architetti italiani, crea scuole, accademie, università. Quando ha dei dubbi, va a leggere l'enciclopedia. Lei fa sapere che lei se la tiene lì, sempre pronta cosa realizzato davvero al di là di questa vernice brillante che riguarda poi in sostanza la sua immagine personale cosa c'è che possa far dire sì era un filosofo sul trono forse l'unica cosa su cui non ci possono essere dubbi è la o meglio no anche lì eh. Eh, vedrete subito la tolleranza religiosa non c'è il minimo dubbio che Caterina è molto simile ai filosofi del suo tempo nel senso che appunto in Dio magari ci crede ma basta, a nient'altro, a nessun rito a nessuna religione rivelata il luteranesimo che suo papà le aveva tanto raccomandato è morto e sepolto in un'occasione Caterina scrive Martin Lutero era un tanghero ma questo vuol dire però in certi casi tolleranza quando il governatore di Casagno che è una città con la popolazione in gran parte tatara e musulmana Fa costruire delle moschee, il Santo Sinodo va dall'imperatrice a protestare. E Caterina risponde che, visto che Dio tollera al mondo gente di tutte le religioni, e così lei nel suo piccolo si permetterà di tollerare nel suo impero gente di tutte le religioni. Però, però, formalmente la religione ortodossa la osserva scrupolosamente. Quando c'è la guerra, manda icone ai suoi generali. E la osserva così scrupolosamente che la sua tolleranza ha un limite, perché sapete che nella Russia di quei secoli c'è una grossa minoranza di dissidenti religiosi, i vecchi credenti, che il clero ortodosso perseguita. E gli zar si sono sempre sentiti in dovere di perseguitarli anche loro. E Caterina il suo dovere religioso di zar lo vuole fare fino in fondo. E quindi anche sotto il suo regime i vecchi credenti, che sono numerosissimi, vengono perseguitati. E poi, poi cosa voleva fare? Voleva abolire la servitù della gleba. Ci ha pensato, non l'ha fatto. Voleva fare un nuovo codice di leggi illuminato, abolire la tortura, magari abolire la pena di morte. Ci ha lavorato sul serio, ha scritto, ci ha messo anni, ha scritto lei l'istruzione per la commissione di giuristi che doveva lavorare al nuovo codice. L'ha scritto ispirandosi a Montesquieu e copiando interi capitoli del nostro beccaria, dei delitti e delle pene. E in questo scritto Caterina è molto avanzata, parla di uguaglianza, di libertà. È uno scritto talmente estremo che in Francia questo scritto della zarina di Russia viene vietato in quanto sovversivo. E l'Accademia di Berlino nomina Caterina accademico delle scienze. Dopodiché la riforma del codice non si fa. Dirà un altro osservatore europeo, il conte di Ségur, voleva fare troppe cose. In questo impero si fanno troppe cose in una volta sola. Il disordine causato dall'eccessiva precipitazione soffoca la maggior parte delle idee, anche quelle geniali. Si vuole allo stesso tempo creare una borghesia, attirare il commercio straniero, costruire fabbriche di ogni genere, estendere l'agricoltura, aumentare la circolazione di carta moneta, abbassare i tassi di interesse, fondare delle città, popolare dei deserti, creare una flotta per il Mar Nero, conquistare un vicino, sottometterne un altro, estendere l'influenza della Russia su tutta l'Europa. È un po' troppo. E in effetti Caterina realizza poco. Riduce l'applicazione della tortura, non riesce ad abolirla. Riduce l'applicazione della pena di morte. Quanto alla servitù della gleba, a un certo punto si convince che era uno sbaglio volerla abolire. Il popolo non è maturo. Anzi, si convince che anche quello che dicono a volte i filosofi che bisogna educare il popolo, non è vero, non è vero. Educare il popolo in questo momento non è il caso. In generale Caterina si convince che abolire l'assolutismo non era una buona idea e che il popolo va comandato a bacchetta. E proprio il popolo è in realtà appunto il grande assente dalla prospettiva di questo regno così brillante. Lo dirà di nuovo Alexander Herzen nell'Ottocento, lo dice così bene che cito le sue parole, dell'immensità silenziosa del popolo, del popolo piegato, triste, timoroso, muto. Nessuno si preoccupava. Il popolo restava al di sotto della legge, accettando passivamente tutte le prove terribili che al buon Dio piaceva mandargli. E tuttavia, ancora al tempo di Caterina, il popolo non è così passivo. Il popolo ha delle speranze confuse che la sua condizione possa cambiare. La servitù della gleba non era una cosa antica, non risaliva mica al Medioevo. Era stata introdotta in tempi relativamente recenti. I contadini se lo ricordavano ancora, che si poteva essere liberi. E sognavano che un nuovo zar avrebbe abolito la servitù della gleba. E anche le persecuzioni dei dissidenti religiosi, dei vecchi credenti, non piacevano. I vecchi credenti erano tanti, in certe regioni la maggioranza dei contadini. E anche lì, tra i contadini, c'era sempre la speranza. Un giorno arriverà un nuovo zar e rimetterà le cose a posto. E quando era morta Elisabetta ed era salito al trono Pietro III, fra i contadini era corsa voce che il nuovo zar li avrebbe aiutati, che avrebbe abolito la servitù, concesso la tolleranza religiosa, poi, poi era arrivata la notizia che lo zar era morto e che sua moglie, la nuova zarina, ecco, non aveva nessuna intenzione di cambiare niente. Anzi, dopo pochi anni di regno Caterina si stufa delle troppe suppliche che riceve dai contadini e per legge proibisce ai contadini di rivolgere direttamente suppliche al trono. Se qualcuno ha da lamentarsi di qualcosa deve passare attraverso il suo padrone. Potete capire. E, e a un bel momento arriva la nemesi, la rivolta, o meglio la guerra dei contadini, come la chiamano i russi, la rivolta di Pugachev che comincia come una ribellione di cosacchi, una ribellione di militari nell'est, nel lontano oriente, guidata appunto da un ex ufficiale dei cosacchi, Pugachev. Ma rapidamente questa rivolta si allarga e le masse contadine in tutto l'oriente dell'impero, in Siberia, cominciano a insorgere. L'insurrezione contadina in Russia, potete immaginare cosa vuol dire. Si va a casa del padrone, si ammazzano... A forza di torture il padrone, la moglie, i bambini si brucia tutto, tanto la prossima grande proprietà è a 50 km, la prima città è a 300 km. La rivolta dilaga in tutto l'impero e Pugachev, alla guida di questa immensa rivolta, proclama che lui è lo zar Pietro III, che non era morto, che è rimasto in vita e che è tornato per dare la libertà al suo popolo. E lo zar Pietro III si crea una corte, nomina dei marescialli, dei ministri, si crea un esercito, un clero, milioni di contadini stanno dalla sua parte. Caterina. Caterina deve mandare i suoi migliori generali e i suoi eserciti per stroncare la rivolta. All'inizio all fa quella che è dispiaciuta. Perché lei non vorrebbe dover usare la forza, andrà a finire con degli impiccati. L'Europa crederà che siamo tornati al tempo di Ivan il Terribile, ecco l'imperatrice filosofa, non vorrebbe essere costretta a ricorrere alla forza. Infatti, alla fine ci saranno gli impiccati e i decapitati: Pugachev, sconfitto, viene portato a Mosca in una gabbia, decapitato e poi squartato in pubblico. Ma in realtà, appunto, nonostante le sue ostentazioni di filosofia, Caterina è sempre più incline a rinchiudersi nell'orgoglio del suo potere assoluto e a diffidare del popolo. La rivolta di Pugachev è l'occasione per la svolta repressiva, assolutista, definitiva. Gli ambasciatori stranieri notano che Caterina è diventata cinica, non si aspetta più niente dal popolo. Una volta visita una città di provincia e le fanno notare l'enorme folla di contadini che vengono per vederla. E Caterina commenta... Vengono allo stesso modo quando c'è da vedere un orso. E poi scoppia la rivoluzione francese. Negli ultimi anni di Caterina l'Europa brucia, la Francia insorge e davanti alla rivoluzione francese l'imperatrice filosofa reagisce con totale ostilità. La rivoluzione è una vergogna, una scelleratezza. Uguaglianza, libertà, fraternità. L'eguaglianza è un mostro, dice Caterina. Tutti i francesi che risiedono in Russia, e sono tanti, sono costretti a firmare una dichiarazione in cui sconfessano i principi empi e sediziosi professati attualmente in Francia e dichiarano di credere nella santità della religione e nell'obbedienza al re. E Caterina morirà senza aver avuto il tempo di mandare il suo esercito contro i mostri rivoluzionari, lo faranno poi i suoi successori. Il generale Suvarov arriverà fino a Torino, alla testa di un esercito russo, per respingere i rivoluzionari. Caterina morirà nel 96, inasprita, sconvolta da quello che succede in Francia, salirà al trono suo figlio Paolo, non regnerà a lungo neanche lui. Anche lui sarà impopolare, piacerà poco, dopo pochi anni sarà ammazzato da un complotto dietro cui c'è il, il maggiore dei suoi figli, Alessandro. E Alessandro sarà uno zar famoso, è lo zar Alessandro di guerra e pace, lo zar Alessandro che guida la Russia nelle guerre contro Napoleone. Ma noi ci fermiamo con Caterina e con la sua morte e con questa storia, devo dire, straordinaria, che spero almeno che possa suscitare qualche riflessione sugli effetti del potere sulle persone e in particolare del potere assoluto. Grazie.